Ariano Film Festival, International Film Festival, ovviamente siamo arrivati alla sesta edizione. Io a lei non lo posso chiedere si presenti come faccio di solito, perché mi pare ovvio e scontato, che Roberto Girometti la conosco già. Allora, Di Roma, va bene. Oh, direttore della fotografia, autore della fotografia, perché io so che tutte le volte che ti dico direttore tu dici, ah no, direttore della fotografia. Autore della fotografia. Ascolta un po', tu hai iniziato però facendo? Io ho cominciato facendo il ragazzino alla settimana Incom. Andavo, quando fui preso per lavorare alla settimana Incom, il presidente mi mandò in tutti i reparti prima di arrivare al reparto degli operatori, per cui la settimana Incom era un grandissimo centro, quello da adesso c'è la RAI di Abbiano Mentana, e avevamo il reparto sviluppo e stampa, il reparto turchi e titoli, il reparto effetti speciali, il reparto cartoni animati, che non ho citato mai, avevamo anche il reparto cartoni animati, poi avevamo il reparto dei fonici. E poi, che poi praticamente adesso sarebbe la sede della DEAR. Esatto. La sede della DEAR, perché molti magari, e poi forse adesso ormai studirai in pratica, studirai. Che adesso si chiamano studirai Fabrizio Frizzi. Esatto. Tu oggi hai fatto una lezione di cinema partendo dal muto, partendo dai primi film praticamente. Sai, credo che, come mi disse Rossellini tanti anni fa, ho citato anche Rossellini e lo recito adesso, caro Roberto, mi disse una volta, per sapere dove vuoi andare, devi sapere da dove vieni. E allora quando io incontro le persone, o i giovani o i meno giovani, e racconto il cinema, parto proprio dalla prima proiezione al mondo, che nasce ancora prima il cinema. Però io parto dalla prima proiezione del mondo, per cui ho qualcosa da far vedere a chi sta ad ascoltarmi. Ecco, tu so che questa tua lezione, chiamiamola lezione, ma in realtà è un incontro con il cinema, con la storia del cinema, non è in realtà una lezione, ma è un incontro normale con il cinema. Lo fai anche con i ragazzi delle scuole. Sì. I ragazzi delle scuole, quando vedono delle immagini chiaramente come quelle di oggi, che chiaramente partono dall'inizio della storia del cinema, quali sono le loro risposte? Ma guarda, io ho cominciato a fare degli incontri alla Casa del Cinema circa 7-8 anni fa, di domenica mattina, con i ragazzi della scuola elementare. Beh, devo dire che le risposte sono state entusiasmanti ed esaltanti. Perché quando si è parlato per esempio di pellicola, una volta una bambina mi ha detto, scusi, si può fermare un momento, mi può raccontare, mi può dire che cos'è la pellicola? Beh, per me è stata una grande emozione, perché noi ne parliamo così, facendo questo lavoro da tanti anni, ne parliamo così come se fosse naturale che tutti conoscono che il cinema nasce con la pellicola. Oggi invece non si usa più la pellicola, si usa in rarissimi casi, in alcuni grandi film nordamericani, ma se no la maggior parte dei film si fanno in digitale. Beh, in effetti, come io quando facevo l'operatore al cinema, che dovevo raschiare un pochettino la pellicola perché si strappava, e dovevamo con l'acetone incollare. Tutti pensano che l'acetone serva per togliere lo smalto delle unghie, ma non è vero, serve anche per incollare le pellicole e per fare ovviamente i montaggi nel modo giusto. E poi allora chi faceva quel mestiere aveva i carboni, le cose. Oggi come oggi la cinematografia è cambiata tutta, si gira in digitale. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, io ho sempre detto che il digitale è una grande invenzione, e secondo me però c'è un grande difetto, che tutti coloro che girano in digitale si fanno prendere la mano da questo difetto, da questo mezzo. Perché lo trattano, anzi non lo trattano, si fanno trattare loro, per dire vabbè tanto posso girare anche qui dove non c'è luce per niente. Non è vero, la luce va messa, se no fotograficamente si appiattisce tutto. Perché a meno che non sia
un effetto particolare che uno vuole fare per un film, o a meno che non sia una news, ma allora è tutta un'altra cosa, non è il cinema quello. Quella è un'inchiesta televisiva in cui si va alla ricerca, che ne so, ecco, e c'è un incidente. Ma io ho visto adesso che fanno addirittura dei concorsi diciamo di corti o cose di questo genere, addirittura girati con il telefonino, ma proprio sono fatti proprio come concorso, dicendo dovete fare un corto o un film o qualche cosa, praticamente girati con un telefonino normale. Secondo te a che serve sta cosa? Ma guarda, molto serenamente, secondo me non serve a niente, perché non fai una buona fotografia, molto probabilmente la storia non è una bella storia, anche perché ti racconto che sono fatto al volo. Io nel 94 ero a Los Angeles, al primo incontro dell'Artist Life Foundation, e ad una cena in cui c'erano tutti i massimi, non faccio nome, ma c'erano i massimi livelli di quello del cinema nordamericano. Poi c'ero io come direttore, autore della fotografia, altri autori della fotografia italiani, e venne fuori che purtroppo, e parliamo del 1994, che in Italia si era persa l'ironia per fare il cinema, si faceva ormai, già all'epoca, o tragico o comico. Secondo me è diventata una tragedia unica, perché negli ultimi anni i film che abbiamo visto parlano solo di stragi, di cani morti, di assassini. Allora, ultima domanda. Siamo ad Ariano International Film Festival. Sì. Cosa ti sembra questa sesta edizione? So che tu sei in giuria, hai selezionato dei film, delle cose, quindi dammi un tuo parere di quest'anno, di questa edizione. Ma guarda, io credo che il Festival di Ariano Irpino abbia ogni anno un superamento di quello che fa. Quanti anni sono? Tu, quale sono sei? No, sei l'edizione, ma tu quanti? No, io sono quattro. Quattro anni, sono quarto anno consecutivo praticamente. Ormai diventerai un decano della situazione. Va bene, meglio per così. Per cui credo proprio che ogni anno sia sempre più importante e ogni anno sempre più interessante. Quest'anno abbiamo visto un sacco di bei lavori, io mi sono permesso di parlarne appunto con gli organizzatori, eccetera, per cui è una bella cosa. Ecco, io vorrei darti un suggerimento per quello che può riguardare una promozione del Ariano Film Festival. Cioè, io ho notato una cosa, permettimi se dico questo, che c'è una forma di promozione purtroppo troppo lenta e poco coinvolgente con la realtà, specialmente con la realtà. Ma se, ad esempio, se, visto che comunque esistono i social, ma se tutti i cittadini di Ariano, che sono un tot, che hanno tutti ormai 3, 4, 5 profili su Facebook e su altri, ecco, fossero amici di Ariano Film Festival, cioè della pagina di Ariano Film Festival, secondo te quanto potrebbe essere la moltiplicazione della promozione? Partendo da una piccola cosa come questa? Ma guarda, intanto secondo me non è una piccola cosa, anche perché io in questi quattro anni che sono cresciuto con loro, io quando ne parlo ad alcuni amici o conoscenti, dico, ah, accidenti, ma vai ad Ariano Irpino, un bellissimo festival, cioè se ne vado. Il fatto che tu stavi dicendo delle persone qui di Ariano Irpino, secondo me non lo so per quale motivo siano poco coinvolte, ma questo credo che dipenda un po' da tutto quello che ci sta circondando, perché siamo talmente presi da tante altre situazioni e soluzioni che siamo distratti da tante altre cose. Io spero che le cose si possano aggiustare, per cui sono certo che l'Ariano Irpino Festival Film sarà sempre molto più intrigante ed interessante. Benissimo, grazie e tante belle cose, grazie, buon lavoro. Lei, grazie. Maestro.